a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente mi è arrivato questo pacco Dagger Best, è un prodotto che ho ordinato, è un drone. Oggi DHL me l'ha consegnato e adesso faremo un unboxing. Il drone in questione è il Simtu Fairy, che secondo me è uno dei droni per rapporto prezzo-prestazioni sulla carta uno dei migliori, se non il migliore secondo me, perché comunque nella sua fascia di prezzo, nella sua fascia di dimensioni, secondo me fa cose veramente, veramente ottime. Quindi adesso facciamo un unboxing per vedere com'è la confezione, non l'ho ancora aperto, infatti è ancora sigillato il pacco DHL. Adesso lo apriamo insieme e tiriamo le prime conclusioni, poi faremo dei video test per vedere le sue prestazioni, sia a livello video, a livello di stabilità e tutte le funzioni che ha, che sono comunque funzioni molto avanzate per un drone di queste dimensioni e di questa fascia di prezzo. Quindi adesso, taglierino, apriamo il pacco DHL. Via la carta. Sì, la scatola si sono sprecati poco sul a livello di scritte. Ah, ecco, no, ecco qua la scritta, non la trovavo. C'è la scritta Fairy, qua così. Quindi adesso se trovo dove aprirla senza fare troppi danni. Quando ho il taglierino in mano sono un po' pericoloso. Allora, ok, via la carta. La scatola è bella, è tipo un bianco avorio, sembrano un po' le cose dei battesimi, delle comunioni, gli inviti dei battesimi, delle comunioni, dei matrimoni. Scatola aperta, quindi qua abbiamo subito il taglierino, qua abbiamo, se riesco a tirare fuori qualcosa, no, non riesco a tirare fuori niente, facciamo così, perché io sono così impedito a aprire le scatole? Forse ce la faremo, vediamo. Ok, questa è una scatoletta che contiene i paraeliche, quindi abbiamo i paraeliche da mettere se vogliamo usarlo in sicurezza e soprattutto in casa, con il paraeliche non rischiamo di danneggiarlo. Qua abbiamo il manuale di istruzioni e poi c'è dentro una brugola, credo, probabilmente per montare, sì, c'è una brugolina, quindi manuale di istruzioni e brugolina per, penso, montare, cambiare le eliche. Qua abbiamo un cavetto USB, micro USB, cioè, sì, ok. Poi abbiamo le batterie, che sono un suo punto forte perché è dato a 16 minuti di volo, quindi secondo me niente male, se diciamo si avvicina veramente a questi 16 minuti, secondo me non è niente male. Sono da 970 mAh, si ricaricano mi sembra circa in un'ora, quindi batterie qua. Poi abbiamo il caricabatterie, piccolissimo, ok, che ovviamente con il suo cavetto ricarichiamo le batterie del nostro drone. Poi abbiamo una bellissima spugnetta nera che contiene il fantastico Fairy. Vediamo, ok, via la spugnetta. Cacchio, è proprio piccolino, guardate, è veramente veramente piccolo. Questo drone ha una fotocamera in full HD, ha un sensore ottico sotto, ha il GPS, la fotocamera è inclinabile, ovviamente a mano, però possiamo cambiargli l'angolazione, quello che non possiamo fare con il DJI Tello, dove l'angolazione è fissa e quella non è una cosa, diciamo, perché magari uno gli piace avere delle inquadrature diverse e se lo inclina. Questo, un po' come il Dobby, ha l'inclinazione della fotocamera manuale, però ce l'ha. Quindi ha una fotocamera che registra in Full HD inclinabile, ha il sensore sotto, abbiamo detto, ha il GPS. Sì, perché questo drone è in grado di tornare da solo, quindi al return to home, è in grado di fare il follow me, cioè di seguirci, e un'altra cosa molto interessante che ha, che comunque è in grado di andare a 150 metri di distanza, almeno sulla carta. Però ho visto nell'applicazione, che perché l'applicazione l'avevo già scaricata nel cellulare, anche se
non me ne facevo niente, però giusto per averla già quando mi sarebbe arrivato, ho visto che si può scegliere la connessione a 2,4 a 5,8 GHz, quindi è in grado di essere connesso al nostro smartphone sia o con una connessione o con l'altra, quindi anche questa è una cosa molto interessante, anche se vabbè io preferisco la 2,4 perché comunque dà un range maggiore a livello di distanza. Il drone pesa con la batteria solo 140 grammi, è veramente veramente piccolo. Se lo chiudiamo, questo drone è veramente veramente piccolo. A livello di plastiche direi che vabbè è molto pecciottino, nel senso non è che abbiano usato delle plastiche eccezionali per farlo, cioè proprio il drone a basso costo, cioè i materiali, però a livello di funzionalità sembra veramente sulla carta ottimo. Quindi questo è il drone, lo appoggiamo qua, e qua un'altra cosa che ha già incluso nella confezione è il radiocomando. Qua abbiamo la possibilità di mettere il nostro smartphone, radiocomando che ha, a parte che c'è su un quintale e mezzo di, ma quanta polvere c'è su, ma dove cavoli ce l'avevano questa cosa? No, probabilmente è la polvere che è venuta giù dalla spugnetta. Allora ha il decollo, il return to home e ovviamente gli sticker. Questo c'ha su un lucchetto, quindi che credo che sia un pulsante che blocca forse i comandi, non lo so. E qua abbiamo una rotella che non ho l'idea di cosa serva a questo momento, poi lo scopriremo. Ha la presa ovviamente micro USB per essere ricaricato. Direi che il comando è piacevole perché sotto è fatto di una plastica, vedete, opaca ma leggermente gommosa. Non è gommosa ma al tatto sembra gommosa. Quindi ha anche il suo radiocomando incluso nella confezione, io l'ho preso su Gearbest, poi vi lascio il link in descrizione, ed era in offerta con tutto, cioè radiocomando, drone, batteria, con tutto il kit che avete visto, in offerta a 121 euro, non so se è ancora a quel prezzo, comunque vi lascio il link in descrizione. Quindi ragazzi, 16 minuti di autonomia, in teoria, fotocamera in Full HD, stabilizzazione con il sensore ottico e il GPS, return to home, follow me, e c'è anche una funzione orbit, nel senso che si può disegnare un percorso nel display del nostro smartphone e lui dovrebbe seguirla. Quindi tutte queste funzioni in un drone che costa 121 euro, quindi non molto più del DJI Tello, ha già incluso il radiocomando e in più sembra veramente che i video siano veramente veramente buoni per comunque un drone di questo tipo che ha comunque una stabilizzazione elettronica. Qua abbiamo lo slot per inserire la nostra micro SD, quindi i filmati vengono registrati sulla micro SD e non come per il DJI Tello nello smartphone, quindi le immagini qua saranno sicuramente fluide, oltre a essere in Full HD dovrebbero essere veramente veramente fluide senza perdita di fotogrammi come accade per il DJI Tello. Quindi ragazzi, non mi resta che provarlo e nei prossimi video vedrete se questo drone ha comunque delle potenzialità per il suo prezzo o meno e se la qualità dei suoi video è veramente buona così come ci aspettiamo. Quindi ragazzi, se questo unboxing veloce di questo fantastico Sim2Fire vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!